La regular season ha già dato il proprio verdetto ed ora non si può praticamente sbagliare nulla. Da un lato chi ha chiuso al secondo posto come l'L84 creando un mix esplosivo di gioventù e qualità, dall'altro chi ha terminato in settima posizione come la Sandro Abate, ma che si trova al playoff per la quinta volta dopo che lo scorso anno è andata a centimetri dallo sgambetto ai campioni d'Italia. Futsal People, amici di Futsal TV, buonasera ad Enrico Coggiola e benvenuti al Pala Maggiore di Leni. La parola scudetto non è più un tabù e l'84 Sandro Abate, gara 1 dei quarti di finale. Perché sarà la Sandro Abate a dare il primo giro al pallone con Massimo Abate sul punto di battuta, c'è il fischio, via, si parte, andiamo, buon divertimento con l'84 Sandro Abate, con la Sandro Abate che gira il primo possesso della partita, Arillo Ugherani. Tulli scarico per Cuzzolino che calcia masticando il pallone, non trovando lo specchio della porta a coprire la parallela. Gioca Tulli per Rescia! Maxi Rescia mette la freccia per l'84. Dopo 3 minuti di gioco, mettendo l'84 avanti qui al Pala Maggiore di Leni, 1-0 Maxi Rescia. Cuzzolino in verticale per Matteus che è rientrato dopo l'infortunio che l'ha tenuto fuori quasi per 50 giorni. Lotta Cuzzolino, passa Matteus, calcia Matteus. Cuzzolino controlla e calcia sul secondo palo, dove Rescia si era lanciato per provare a battere a rete da 0 metri di testa. Palla centrale cerca Rezzi, ci mette il piede in qualche modo Tulli e poi isolamento con Osian, arriva a lavorare insieme a lui Arillo, ci prova Raguso con la puntata. Occhio a Wilde e occhio che la partita si apre al tergicristallo. Arillo si gira, sempre Arillo, fino in fondo Arillo, Tondi spaccata. Si prende gli applausi del Palamaggiore, che parata di Fabio Tondi con Arillo che prova a girarsi e scappa sulla banda di sinistra. Va in verticale, occhio a Wilde, solo con Tondi, Wilde la scava, Tondi molto bene. Parquet a posto, Tulli sul punto di battuta. Palla fuori per Rescia, anticipato da Osian che prova ad autolanciarsi, non esce Tondi, Osian solo con Tondi. Musico da Cuzzolino, campo di campo. Scivola Arillo, prova a calciare Cuzzolino. Avellino in verticale, l'arpiona solo per un attimo Tulli, che poi deve rincorrere Luciano Andres Avellino. Arillo prova a girarsi, calcia! Cuzzolino raccoglie, 4 contro 3, possibile per l'84. Iosico, guarda la porta! Era doppia per l'L84, il suo capitano a 2 minuti dalla fine. Firma il gol del 2-0, Iosico! Gioco, scivola Wilde, raccoglie Rescia, fino in fondo Rescia, ancora Vitiello, poi Avellino saggiamente allunga in calcio d'angolo. Palla dentro Rescia, trenino per Fortini. Avellino, corto Wilde, scambiano i due, Avellino fuori per Osian, sbaglia il controllo, poi calcia, Tondi ancora, poi Osian, ma suona la sirena. Sfida Cuzzolino. Sempre Arillo, cerca lo spazio per imbucare, poi Ugherani. Gabriele Ugherani la riapre dopo 3:30 di gioco nel secondo tempo, facendo 2-1 al Pala Maggiore. Gabriele Ugherani. Che gioca Cuzzolino, prende campo e prova a sgasare su Osian. Palla centrale, Rescia, calcia! Ancora Maxi Rescia a trovare il nuovo più 2 per l'L84 dopo 4:30 di gioco nel secondo tempo e 3-1 al Pala Maggiore, Maxi Rescia. Che calcia forte senza precisione, scaraventando il pallone in un metaforico terzo anello del palazzetto. Iosico di testa! Palla fuori, Iosico, scambia con Tulli. Cuzzolino calcia e poi Raguso! Mattia Raguso per il 4-1 dell'L84 dopo 6:15 nel secondo tempo. Triplo vantaggio verde-nero al Pala Maggiore. Mattia Raguso, anzi no, forse autogol di Vitiello. Sta di fatto che comunque l'L84 è
salita sul 4-1. Raguso, poi Coco, spinge la transizione, 3 contro 2, possibile per l'84, Coco fino in fondo, lascia lì per Tuli, poi Raguso, Vitiello con un miracolo in verticale per la corsa di Cuzzolino, salta Vitiello, Cuzzolino, palo di Leandro Cuzzolino per la Sandro Abate. Ora sì che arriva il time out per mister Basile, che sfortuna per Leandro Cuzzolino. Avellino, Arillo con spazio, va da Wilde che prova a girarla di prima intenzione, Tondi la trova e poi calcia verso la porta della Sandro Abate! Gol irreale di Fabio Tondi che fissa il punteggio sul 5-1 in favore dell'L84, secondo gol stagionale del portiere Ugherani. Wilde con spazio, di prima verso Arillo che va dentro e riaccorcia subito le distanze la Sandro Abate Avellino con Ghi, che fa 6-2 a 8 e 10 dalla sirena. C'è spazio per la possibile rimonta irpina. Si sgancia Wilde e ruota con Arillo, riceve Wilde, si gira, guarda la porta Wilde, Tondi molto bene, due volte il pallone non è uscito, Arillo riparte da Avellino. Ghi, Avellino, scarico Arillo, dentro da Wilde, Cuzzolino con l'esterno direttamente in porta! Tutta la classe di Leandro Cuzzolino che trova il gol del 6-2 a 5-20 dalla sirena, ancora a tagliare le speranze della Sandro Abate, il portiere di movimento Leandro Cuzzolino, 6-2. L'84, 5 minuti alla fine, Ugherani dentro, Arillo calcia, si immola Cuzzolino che esulta ad entrare come portiere, chiama ora Vitiello fuori, non si era capito con Basile, entra Osian, c'è Vitiello in campo, però non è che il terzo arbitro lo fa notare ai suoi colleghi, giallo in arrivo per Osian che è il secondo, doppio giallo, ingenuità clamorosa della Sandro Abate, rosso per Osian. Ugherani, Avellino, Wilde, controllo e sinistro, ancora Rescia molto bene in scivolata, da capire cosa è successo, ripeto, con il rosso ad Osian, perché c'è stata decisamente una tra le crono e i tre direttori di gara. Occhio a Wilde che spacca la porta da dentro l'area di rigore dell'L84 e riporta la Sandro Abate sulle meno 3 e 10 dalla sirena, 6-3 Wilde. Wilde, palla dentro, Arillo, Tondi ancora, poi Rescia calcia verso la porta della Sandro Abate, non trovandone però lo specchio, ultimo minuto di gioco, è rimasto giù Ugherani. Tanto la parata di opposizione di Fabio Tondi imbucata, Ghi calcia, Tondi con un miracolo a fermare forse la speranza anche della Sandro Abate. Iusico prova a mettere giù, Rescia guarda la porta e c'entra Avellino, poi Wilde raccoglie, scarico Arillo, guarda la porta Arillo, sempre Arillo fino in fondo, deve imitare anche Rescia, il pallone resta lì, Arillo non calcia, poi Wilde va dentro da Ghi che sulla sirena trova il gol del 6-4, provando a rendere meno amara la sconfitta della Sandro Abate dopo una fase un po' confusa di gioco all'interno dell'area di rigore dell'L84, e Ghi a firmare il 6-4. Cuzzolino lascia lì il pallone, suona la sirena, luci spente al pala maggiore di Leini. L'L84 batte per 6-4 la Sandro Abate Avellino al termine di una bellissima gara a 1 tra piemontesi ed irpini, primo passo fatto dall'L84, si gioca poi mercoledì al Pala del Mauro di Avellino per decidere se l'L84 andrà in semifinale o se si giocherà anche gara 3, sempre qui al Pala Maggiore di Lenin.